sembra che il Vangelo ci presenti un brano che può essere molto interessante anche per proprio quello che stiamo vivendo in questo periodo storico. Si tratta di un brano del Vangelo di Luca in cui alcune persone vanno da Gesù e gli raccontano di un fatto di cronaca, chiedendo come aspettandosi un suo giudizio, una sua presa di posizione. Pilato aveva ucciso dei Galilei. Ma la reazione di Gesù è diversa da quella che si aspettavano e che forse ci aspetteremmo, e invece se la prende su questo modo di stare davanti alla realtà, a quello che succede, come se fossimo dall'esterno e dovessimo giudicare semplicemente. E Gesù risponde così: prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. È un modo diverso di stare davanti alle cose e nello stesso tempo, almeno per me, mi sento molto a casa. E perché ci fa veramente andare in fondo alle questioni senza perderci in cose che rischiano di diventare anche un po' retoriche, e noi siamo i bravi e preghiamo per i cattivi e ciao. Però non, siccome faccio fatica ancora a parlare di questa cosa, perché appunto mi sembra che sia una cosa così grande che ha bisogno di tanto ascolto, ho pensato questa volta di condividere con voi alcune parole di Achille su questa ragazza morta ad Auschwitz, che si trovava anche lei davanti a fatti troppo grandi, a troppo dolore, a troppa sofferenza, però mi sembra che appunto le prospettive che proponga siano un po' in questa linea e sono le parole che per adesso ho e che desidero condividere con voi. Lei dice così: mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Ma a priori non posso promettere nulla. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. Il dolore ha sempre preteso il suo posto e i suoi diritti in una forma o nell'altra. Quel che conta è il modo in cui lo si sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e insieme di accettare ugualmente la vita. Una volta è un Hitler, un'altra è Ivan il Terribile. In un caso è la rassegnazione, in un altro sono le guerre o la peste, i terremoti e la carestia. Quel che conta, in definitiva, è come si porta, sopporta e risolve il dolore. E se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima. Lo sentiamo dire ogni giorno in tutti i toni. Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, vogliamo dimenticare il più possibile. E questo mi sembra molto pericoloso. Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili, ma forse possediamo altri organi oltre alla ragione. Organi che allora non conoscevamo e che potrebbero farci capire questa realtà sconcertante. Io credo che per ogni evento l'uomo possieda un organo che gli consente di superarlo. Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita ad ogni costo, ma di come la si conserva. A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire l'uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare, se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori per farli decantare e divenire occasione di crescita e di comprensione, allora non siamo una generazione vitale. In fondo il nostro unico dovere morale è quello di dissodare in noi stessi vaste aree di tranquillità, di sempre maggior tranquillità, fin tanto che si sia in grado di irraggiarla anche sugli altri. E più pace c'è nelle persone, più pace ci sarà in questo mondo agitato. Finisco qui, anche se ci sono anche tanti altri testi suoi che mi colpiscono,
Ma così vi lascio questi spunti di riflessione che ci propongono un'altra via, un altro modo di stare davanti a tutto quello che ci è dato di vivere. Un abbraccio, ciao!